Io sono una che ha fatto la prima dose AstraZeneca. Beh, sicuramente un po' di Dopo di preoccupazione che? c'è con tutto questo vociare in giro, con tutta questa cosa. Aspettiamo, vediamo che succede. Non abbiamo notizie certe, ci dicono è stato bloccato questo lotto, è stato bloccato un altro, vorremmo saperne qualcosa in più per capire e per preoccuparci un poco meno. Tutto qui. Prima dose dell'AstraZeneca come insegnante, sto aspettando a maggio per la seconda, ma sono convinta che l'allarme rientrerà. Questo stop al vaccino AstraZeneca vi ha creato tensioni? No, 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 su quel fronte no. Certo, magari per le persone che guardano tanti telegiornali sì, però noi che siamo un po' più informati, più giovani, no. Gli hanno somministrato il Pfizer, quindi non è tra quelli che stanno bloccando per problemi occorsi. Per il momento non è ancora il turno di quelli che tra noi dovrebbe ricevere l'AstraZeneca. Ovviamente se così fosse avremmo avuto un poco di preoccupazione nel somministrarcelo. A me l'AstraZeneca non interessa perché, data l'età, io devo fare l'altro. E quindi non so cosa decideranno. Mi è dispiaciuto che sono morte delle persone che non si sa ancora se è per causa dell'AstraZeneca o perché per problemi già che avevano di salute. Comunque lo dovranno scoprire presto per continuare queste dosi, altrimenti devono toglierlo proprio di mezzo. Il fatto di parlare troppo di qualunque argomento crea sempre tensione, quindi più presto trovano la soluzione e prima finiscono tutti i discorsi che fanno, sia alla televisione che sui giornali. Io sono fiduciosa che scopriranno che cosa è successo e si saprà.